Sono Silvana Valente, sono cieca o non vedente, che dir si voglia, che è tutto uguale dalla nascita, vedo soltanto la luce, ma ciò mi basta per essere felice, svegliarmi ed essere felice di esistere. Vivo la mia vita serenamente, abito a Schio in provincia di Vicenza, ho 49 anni, sono libera professionista dall'86, sono masso fisioterapista. Qui siamo in cucina, io mi diletto molto a fare la cucina creativa perché sono salutista, non è sportiva. Molto importante per me è l'attività all'aria aperta, lo sport, l'uscita di fondo che mi dà tanta autonomia. Andiamo a fare il gran fondo con tutti i normoabili. La mountain bike, che normalmente non è tanto seguita da chi non vede, se non negli ultimi tempi, però lo faccio da parecchio tempo, anche lì andiamo a fare il gran fondo con tutti. I risultati, vabbè, sì, si conoscono, un oro e due argenti in Colorado, un argento e due bronzi a Sydney, ma non è quello che a me interessa, piuttosto l'essere sempre in sfida con me stessa. La competizione è proprio con noi, essere aperti a altri sport, quindi attività, ho fatto un po' attività delle marce in montagna, escursioni anche impegnative. Niente ci è precluso se vogliamo vedere la vita con altri occhi. Il mio doping è la volontà di riuscita, pensando che appunto anche essere non vedenti non significhi non poter fare tantissime cose, come l'andare, la recitazione, la musica, il portare testimonianze in giro, l'essere comunque aperti ad ogni cosa e vedere la vita con gli occhi dell'anima.